show di Bats Oh yes. Adesso una seconda soluzione, quella dei titoli basati sulle tasse, sempre rimanendo nell'euro. C'è però qualche cosa che l'Italia è in grado di fare anche da sola. By leaving its bonds alone, lasciando lì i titoli, except for one small change, si dovrebbe applicare un unico piccolo cambiamento. Italy could finance itself. L'Italia si potrebbe finanziare without problem. Senza problemi. That one change, questo piccolo cambiamento is this one statement that I'll make. Sarebbe quello che vi sto per dire. In the case of non-payment, nel caso di non pagamento, quindi di insolvenza, the bonds, i titoli plus interest, più l'interesse could be used to pay taxes. Potrebbero essere utilizzati per pagare le tasse al governo italiano. So think about your personal pensate situation. Per esempio alla vostra situazione personale. And if you had a few thousand lira, se magari aveste qualche migliaio di lire, e io vi dicessi, magari trasformandovi in milioni, io vi dicessi, vuoi comprare dei titoli di Stato italiani? I would imagine more than one person would say no. Io mi immagino che più di uno di voi direbbe di no. And I would blame it. E io non me ne sorprenderei. What if because you'd be afraid you might not get paid. Perché chiaramente avreste paura di non rivederli più questi soldi. And that's why the interest rate's so high. Ed è per questo che i tassi di interesse sono così alti. But if you knew, ma se voi sapeste at the end of 5 years, che dopo 5 anni you didn't get paid, se non riaveste i vostri soldi, you could use the value potreste utilizzare il valore di questi titoli plus interest, più gli interessi that would continue to accrue, che continuerebbero ad accumularsi for payment of any taxes, per pagare qualunque tipo di imposta che dovreste dover pagare in futuro, you might say, well, allora potreste anche dire, yeah, I'd buy those. Va bene, allora li compro. I can always, perché I think they're gonna pay me, if they don't. Sì, penso che me li ridaranno, se me li dovessero ridare, io alla fine questi soldi più gli interessi in qualche modo li riavrò. O magari li potrò dare a un vicino, a un amico mio che deve pagare le tasse, non ce li ha, e quindi li potrò ricomprare da me. At a very small discount. Con uno sconticino piccolo piccolo. On tax day. Per il giorno del pagamento delle tasse, well, perché comunque dovrebbe pagare. Or my bank that pays taxes. Oppure la banca che paga le tasse, get a very small discount, e se potesse avere un piccolo sconto, magari deciderebbe di prendersi, invece di utilizzare i propri euro. E quindi potete riuscire a capire come questo piccolissimo cambiamento improvvisamente farebbe cambiare atteggiamento agli investitori. Understand? Perché capirebbero che non ci ripeterebbero niente. And so the interest rate would come back to normal. Il tasso di interesse ritornerebbe normale. Now, it would have to be done under ovviamente questo bisognerebbe farlo nel rispetto del diritto internazionale, because you don't want the government, perché non si vuole poi che il governo, after you use these to pay your taxes, dopo che voi avete usato questi soldi per pagare le tasse, to go after you for not paying your taxes, vi venga poi a ricercare perché non avete pagato le tasse. But if it was done under international comunque law, se venisse fatto il tutto nel rispetto del diritto internazionale, quindi diritto vostro, diritto della Gran Bretagna, insomma, the international law would recognize your praticamente secondo il diritto internazionale verrebbe sancito il fatto che voi le tasse le avete pagate. E quindi il governo non avrebbe modo di potervi stare alle costole perché non le avete pagate. So again, this would be my third choice, ecco, but it is questa viable. Sarebbe la mia terza opzione, che comunque è fattibile. Italy could get l'Italia pertanto potrebbe far calare i propri tassi di interesse, e questo servirebbe per eliminare gran parte dell'austerity, perché gli interessi rappresentano una grossa fetta del pagamento. Ma purtroppo però non risolverebbe il problema della disoccupazione. Il problema della disoccupazione richiederà di fissare dei debiti,
un deficit molto più alto. By all the... E questo ovviamente dovrà essere fatto a livello di tutti i Paesi membri. Ci sarà bisogno di coordinamento oppure di tornare a una propria valuta. Quindi deve essere fatto a livello del paese che emette la valuta. Ok, allora, gestire questa roba non è facile, ragazzi. Quindi sono le 4:28, ci sono ancora due cose importanti da coprire. Dobbiamo erodere un attimino anche il tempo del... due cose importanti da coprire. La prima è questa. Allora, insomma, qui veramente nessuno, neanche gli economisti, capiscono che cosa è l'emissione di un titolo di Stato. Ok? Cerchiamo di capire, di spiegare veramente semplicemente. Un titolo di Stato che viene emesso, che cos'è e a cosa serve? Naturalmente nella situazione di una moneta sovrana. Okay? Sovereign currency, nobody understands what bonds are, what the purpose of the bonds is. You know, why does the state issue bonds? Can you explain that clearly and quickly? Well, the states issue bonds because uno Stato emette dei titoli when they were on the gold standard, perché quando esisteva lo standard aureo it was important era importante to take the money away, portare via i soldi, so they could cash it in and take the gold, in maniera da non permettere di incassarsi e portare via l'oro. But when we went off the gold standard, ma quando poi è stato abbandonato lo standard aureo we left the bonds. Abbiamo lasciato però i titoli. Under this mistaken notion, e secondo un'erronea convinzione che il governo deve in qualche maniera avere dei soldi per poter spendere, the government that's issuing the currency. Il governo che emette la valuta. Okay. Which we know is e noi sappiamo che questa idea non è corretta. If you were to go buy United States government bonds, se si volesse andare a comprare dei titoli emessi dal governo degli Stati Uniti, mettendoli uno sopra l'altro una pila di banconote da $20, the government takes your money, il governo prenderebbe i vostri soldi, gives you the bonds, vi darebbe i titoli, promises to pay interest, vi prometterebbe di pagare gli interessi, and just like the 20s, e come, questi, that they got for tax payment, come quei soldi di prima che aveva preso per pagare le tasse, li metterebbe nel bidone. So the next question is what do these bonds do? I mean they do something. A che cosa servono questi titoli? A qualcosa devono servire? They cause long-term interest rates to be a little higher than they would otherwise be. Per esempio, fanno sì che gli interessi a lungo termine siano più alti. The government's competing in the long end of the market. E quindi praticamente il governo compete, diciamo, nel lungo periodo sul mercato. What do the central banks do? E che cosa fanno le banche centrali? Quantitative easing, have you heard about that? Il quantitative easing, l'avete mai sentito nominare questo termine? They buy the bonds, the government just, the treasury just sold. Praticamente vanno lì e comprano i titoli che il tesoro ha appena venduto. And you're back to where we started. E ritorniamo al punto di partenza. The dollars just sit at the Fed. E praticamente i dollari stanno lì messi nella Fed, nella Federal Reserve. So let me repeat the process. Adesso vi ripeto il processo. The government spends, il governo spende. Goes into the checking accounts of the Fed. E tutto questo va nel conto corrente della Federal Reserve. The treasury sells bonds. Il tesoro vende i titoli. The government moves your money from checking to savings. E praticamente lo Stato sposta i soldi dal conto corrente al conto di risparmio. The bonds are just savings accounts of the Fed. Praticamente i titoli non sono che un conto di risparmio della Federal Reserve. The Fed buys your bonds. La Fed compra i vostri titoli. And then they just, which means they just move your dollars. Significa che sposta i vostri dollari out of your savings back to your checking. Dal vostro conto di risparmio a quello al conto corrente. Praticamente l'unica cosa che avviene in tutti questi passaggi si chiama gestione del debito. Praticamente si spostano i dollari avanti e indietro fra i diversi conti della Fed. Per esempio, quando la Cina ci vende dei pneumatici e hair dryers e gli asciugacapelli, they
They get dollars, we pay them. Noi li paghiamo in dollari. And the dollars go in your checking account at the Fed. E i dollari vanno nel conto corrente della Fed. That's not the national debt. E quello non è debito nazionale, debito pubblico. But then they buy treasury securities. Ma poi loro comprano dei titoli del tesoro. What do we do? We move e quindi noi i loro soldi li spostiamo dal conto corrente al conto di risparmio. Ci sono 16 trilioni di dollari nei conti di risparmio della Fed. We call that the national debt. E quello noi lo chiamiamo debito pubblico. What do we owe them? E a chi li dobbiamo dare? What have we promised? A chi li abbiamo promessi? What does any government promise on their debt? Cioè, praticamente, qual è la promessa di pagamento di questo debito a chi? They promise that when your bonds come due, la promessa è che quando i titoli scadranno, they'll move the dollars sposteranno i dollari from your savings account dal conto di risparmio back to your checking account al conto corrente. That's all. E basta. This happens every month. E questo succede tutti i mesi. Billions and billions of dollars. Miliardi e miliardi di dollari. There are no grandchildren praticamente involved. I nipoti non c'entrano niente. There are no taxpayers involved. Non ci sono contribuenti che contino questo punto. It's a debit and a credit, and praticamente un dare e un avere, un dare e un avere. That's why there's never ed a problem. È per questo che non c'è mai il problema. If there was going to be a problem, se ci fosse un problema, maybe it would have happened probabilmente sarebbe successo before 16 trillion. Prima di arrivare ad accumulare questi 16 trillioni. Maybe it would have happened at 15 trillion. Forse sarebbe arrivato successo a 15 trilioni. A 1 trillion. A un trilione solo. Japan's 210%. Il Giappone ha un debito del 210%. There's lots of yen in savings accounts. Chissà quanti yen ci sono nei conti. Nei conti di risparmio della banca del Giappone che si chiamano JGP, cioè Japanese Government Bonds, praticamente i buoni del tesoro giapponese. E alcuni dicono arriverà il giorno che avrete dei problemi. Un amico mio della banca d'Inghilterra che si chiama Charles Goodhart, che è un funzionario della banca centrale in pensione, when somebody said that, quando ha sentito che qualcuno diceva questo, he said yes. Gli ha detto sì. They've been telling us that for 300 years now. Ormai ce lo dicono da 300 anni. There is no problem. There isn't ever a problem. Praticamente il problema non c'è. What happened after the US was downgraded last summer? Che cosa è successo dopo che sono stati declassati gli Stati Uniti l'estate scorsa? Everyone thought the end of the world was coming. Tutti pensavano, ecco, arriva la fine del mondo. We'd be on our knees to the IMF. Praticamente siamo in ginocchio di fronte al Fondo Monetario Internazionale. Instead, e invece, interest rates went down. I tassi di interesse sono andati giù. Praticamente non capiscono, si sbagliano, semplicemente non capiscono il sistema monetario come funziona. Il Giappone è stato declassato al di sotto del Botswana. E i tassi di interesse a 10 anni sono al di sotto dell'1%. Ci deve essere un qualche cosa di diverso qui. Quando si emette la valuta, questo non importa più. You can cause inflation, si può causare l'inflazione, si può causare il calo di una valuta, if you spend too much, se si spende troppo, and if you don't spend e enough, se non si spende abbastanza, you get what we have today. Allora ci si trova in una situazione in cui ci troviamo oggi. You know, a disaster beyond imagination. Un disastro al di là di ogni possibile immaginazione. The losses from unemployment for the last 5 years. Le perdite per disoccupazione negli ultimi 5 anni, le perdite reali are larger sono molto superiori than the real losses delle perdite reali from all the wars in the history of the world. Di tutte le guerre nella storia del mondo. Ok, allora l'ultima cosa, proprio seguendo questo filone dove ci è stato spiegato in realtà cos'è l'emissione di un titolo di Stato e cosa fa, Warren Mosler è stato personalmente protagonista di un episodio che qualcuno di voi saprà già, perché l'avete probabilmente letto, ma forse altri no, ma vale la pena raccontarlo perché riguarda l'Italia.
e lui si trovò dall'inizio degli anni 90 a avere un colloquio con l'allora ministro delle finanze italiano Spaventa, Rino Zola. E la storia di come Mosler ha incontrato il ministro delle finanze italiano Spaventa, nel momento in cui l'Italia era sotto attacco speculativo e tutti dicevano, giornali, giornalisti, ministri, politici, ecco siamo default, adesso facciamo default, adesso facciamo default, oddio, era la storia molto istruttiva di come lui incontra Spaventa e di che cosa succede durante quell'incontro, proprio basandoci sulla realtà della teoria che abbiamo appena ascoltato, che cos'è l'emissione di un debito da parte dello Stato sovrano. Can you tell the story about Spaventa and exactly that meeting that went and what happened? Very quickly. Yeah. Poi facciamo una pausa. It's in my book. Nel mio libro, che potete leggere. Which you can read for free online. Lo potete leggere gratis online. Or I brought a few hardcovers, which are 10 euro. Sorry. Ho portato alcune copie che costano 10 euro. But it's free online. Comunque online lo potete leggere gratis. MoslerEconomics.com. So it was, they were very dark days in Italy. Sono state giornate buie per l'Italia all'inizio degli anni 90. Interest rates were maybe 12%. I tassi di interesse erano forse arrivati al 12%. Inflation was maybe 12%. L'inflazione anche forse era arrivata al 12%. Everyone thought e tutti pensavano che l'Italia avrebbe fatto default. Professor Rudy Dornbusch from MIT. Il professor Rudy Dornbusch dell'MIT, illustrissimo professore di economia del Massachusetts Institute of Technology, big thick report, aveva fatto un bel rapporto grosso così, ribadendo il fatto che l'Italia avrebbe fatto default. And everywhere meeting we went to, e tutte le riunioni a cui partecipavamo si portavano questo rapporto lì sul tavolo. So the question was, la questione era questa. No, voglio fare un attimo marcia indietro. The government debt was paying 12%. Il debito del governo era al 12%. You could borrow lira e quindi si poteva prendere prestito lire al 10% from the banks. Dalle banche. You could borrow at 10, lend at 12. Si poteva quindi prendere prestito al 10 e ridare in prestito al 12. Free money, right? Quindi soldi praticamente a gratis. Except, fatta eccezione, they might default, che ci poteva essere un default. Same today, you can lo stesso money vale per oggi. Potete prendere un prestito a un tasso molto basso e comprare invece dei titoli di Stato italiani a un tasso di interesse elevato. Free money? E quindi i soldi non vi costano niente. No. No, default, perché ci potrebbe essere un default. Anche oggi in Italia potete fare default, quindi la stessa situazione era più o meno quella che c'era in quegli anni. Allora, non so se è chiara la cosa, per chi non è proprio. Allora, cosa succedeva? No? C'era una situazione allora, negli anni iniziali 90 in Italia, che era praticamente identica oggi, anzi, i tassi di interesse erano ancora più alti, eccetera. Tutti erano convinti che l'Italia sarebbe fallita allora, così come oggi siamo tutti convinti e che probabilmente si va a fallire Grecia, poi dopo Italia, eccetera. Le banche prestavano denaro al 10%, i titoli rendevano al 12%. Allora, era chiaro che uno dice, prendo il denaro al 10%, compro i titoli che rendono al 12%, ci faccio sopra un bel incasso. Perché nessuno lo faceva allora? Perché tutti erano convinti che l'Italia avrebbe fatto un default, quindi uno prendeva in prestito il denaro al 10, comprava i titoli al 12, però dopo c'era il default e quindi i titoli venivano stracciati e non valevano più niente. Per cui nessuno fece questa speculazione, ok? Oggi si potrebbe fare esattamente la stessa cosa, prendere il denaro alle banche a un tasso più basso, comprare titoli di Stato che rendono 5, 6 e fare. Solo che oggi il problema del default, al contrario di allora, è reale. Allora Mosler, conoscendo il sistema monetario, capì che non esisteva il pericolo del default, per cui si poteva fare quel gioco senza nessun pericolo. Tutti erano convinti invece che non si potesse, perché l'Italia sarebbe fallita e i titoli sarebbero diventati carta straccia. E allora cosa succede? Carry on. Okay, so the idea was, l'idea era, if you could come up with a reason why Italy would not default, se si fosse potuto trovare un motivo per cui l'Italia non avesse dovuto fallire e fare default,
could make a lot of money. Ci si sarebbe potuto guadagnare su un sacco. That got my attention. E questa cosa mi ha attirato l'attenzione. This was 20 years ago. E mi riferisco a 20 anni fa. Back when I was 14 years old. Avevo 14 anni a quel tempo. And so I started, you know, the older I get, the smarter I was, right? Ringata prima. So, it dawned on me why Italy would not fall. Comunque, improvvisamente ho capito perché l'Italia non sarebbe fallita. And it's a little bit technical. È un po' tecnica la cosa. But here it goes. Però cerco di spiegarvela. So I was thinking if I buy. Io pensavo se io compro dei buoni del tesoro. From the U.S. Treasury. Dal tesoro americano. Or if I were to buy them from the Federal Reserve. O se li compro dalla Federal Reserve. So the Treasury or the Central Bank. Il tesoro o la banca centrale, in poche parole. I don't know the difference. Io non so qual è la differenza. I send the money to the same place. Mando i soldi nello stesso posto. The money goes to the Fed. I soldi vanno alla Fed. And I own the same thing. E io possiedo la stessa cosa. A securities account at the Fed. Cioè un conto titoli presso la Fed. So if it makes absolutely no difference to me or anyone else in the economy. Se non fa nessuna differenza né per me né per nessun altro nell'economia. There can't be any difference. Non ci può essere nessuna differenza. The difference has to be on the government side of the ledger. Praticamente la differenza deve stare dalla parte del governo, della contabilità. The only difference is how they account for it. L'unica differenza è come viene contabilizzata questa cosa. The same thing happens in the economy. E la stessa cosa succede in economia. The difference is how they account for it. E la differenza sta proprio nel come si contabilizza questa operazione. And accounting is just after the fact record keeping. Ovviamente una contabilizzazione che sta proprio nella maniera in cui vengono tenuti i conti. If I buy them the securities from the treasury, se io compro i buoni del tesoro dal tesoro, they say I'm funding expenditures. Loro dicono io finanzio la spesa. If I buy from the Fed, se compro dalla Fed. They say it's monetary policy to support interest rates. Dice, questa è la politica monetaria a sostegno dei tassi di interesse. It can't be both. Non può essere tutte e due le cose. So which explanation per cui, is correct? Qual è la spiegazione giusta? It's monetary. It's all about interest rates. È monetaria. Tutto ci riporta ai tassi di interesse. It's never about funding expenditures. Quindi non si tratta mai di finanziare la spesa. When it's the government that issues the currency. Quando è il governo che però emette la valuta. Which is exactly how this che è esattamente come siamo partiti oggi in questa nostra conversazione. They're not selling me bonds to get money to spend. Non mi vendono i titoli per poter avere dei fondi da spendere. I buy them in cash, they throw it away. Perché se io li pago in contanti, li buttano via. When they sell bonds, quando vendono i titoli, the purpose, l'obiettivo, whether they know it or not, che lo sappiano o no. And I assure you, most of them don't know it. E vi assicuro che molti non lo sanno nemmeno. But whether they know it or not, the ma purpose che lo sappiano o meno, l'obiettivo support interest rates. È di sostenere i tassi di interesse, quindi a lungo termine farli salire. Government that issues a currency, the quando government il governo che emette la valuta, come il governo degli Stati Uniti, emette dei titoli, they function to make long-term interest rates go higher. Questo lo fanno perché i tassi di interesse a lungo termine aumentino, magari anche di poco. But they do not function to bring money to spend. Questo non serve per poter avere dei fondi da spendere. If you look very closely e at the central bank accounts, consideriamo molto bene il bilancio della banca centrale. The government that issues the currency, il governo che emette la propria valuta, has to spend first. Deve spendere prima. Before it can collect taxes. Deve prima spendere e poi incassare le imposte. Where's the dollar supposed to come from? E allora da dove devono venire questi soldi, questi dollari?
They're the only issuer. Loro sono gli unici ad emettere valuta. How can they collect it before they issue it? E quindi come possono riscuotere prima di emettere? They have to borrow the money. Devono prendere a prestito la moneta prima. Devono prendere a prestito la moneta dopo averla spesa. Just like a football stadium. È un po' come uno stadio di calcio. Has to collect their tickets after they distribute them. È come praticamente farsi pagare il biglietto dopo averlo già dato. Anybody who creates anything. Tutti quelli che creano qualche cosa. Can't collect it. La possono riscuotere. Until after he distributes it. Ma solo dopo che l'hanno distribuita. This is a simple point of logic. E questa è una cosa logica. So, once we understood this. Una volta capito questo. Friend of mine, Maurice Samuels. Un mio amico Maurice Sanders. He ran the endowment fund at Harvard Management. Aveva un fondo di gestione finanziaria. Harvard University. Dell'Harvard University. He's read about that endowment fund, all the money they made. E aveva letto tutte queste cose di cui stiamo parlando. We used to work together on that. Avevamo lavorato insieme proprio a questo. Is that a bad thing to make money for university? È una brutta cosa guadagnare dall'università. Anyway, we used to comunque, work together. Lavoravamo insieme. And because he was at Harvard. E dato che era ad Harvard. Because he was at Harvard. Dato che lui lavorava ad Harvard all'università. La gente lo richiamava sempre. He called up the government of Italy. Per esempio, chiamava qualcuno al governo italiano. We got a meeting. Per esempio, abbiamo una riunione Professor Luigi Spaventa, con il professor Luigi Spaventa, who was at Treasury. Che era ministro del tesoro. Era ministro delle finanze o vice ministro delle finanze? Ministro. Perché poi era stato promosso, ma non ricordo esattamente. Quindi facciamo questa riunione, erano giorni veramente bui per l'Italia. E quindi lì davanti sul tavolo c'era quel bel rapporto dell'MIT che diceva l'Italia fallirà. E gli americani erano lì. Praying to get their withholding tax back. Che speravano di riuscire a riavere il loro anticipo, la ritenuta d'acconto. Ma non capisco bene cosa. Di riprendere i soldi che avevano visto in Italia. Vabbè. The government was 6 months behind making payments. Praticamente il governo era in ritardo di 6 mesi nel pagamento, quindi speravano di poter in qualche maniera incassare questi soldi. Praticamente il futuro era estremamente buio. E lì c'era appunto il professor Spaventa con il suo bel vestito, giacca, panciotto e tutto quanto, la pipa, il suo accento britannico. Praticamente faceva la parte di John Maynard Keynes. E io gli ho detto, professor Spaventa, I have a question. Avrei una domanda. It's rhetorical, don't answer. È retorica, quindi può anche non rispondere. I said, but why is Italy selling perché CCT? L'Italia vende CCT BTP. E BTP? Is it one to get lira to spend? Lo fa per avere delle lire da spendere. Or is it number two? Oppure, seconda possibilità, because if you spend lo fa perché se si spendono le lire and don't issue CCT, BTP, e non si emettono invece CCT e BTP, interest rates will drop, i tassi di interesse crollano from 12% to zero. Da 12% a zero. And he looks up because, you know, e lui mi guarda perché non se l'aspettava una cosa del genere. He thought we were going to ask for our tax rebate. Praticamente pensava che gli avremmo chiesto una riduzione delle tasse. And then he starts thinking. Di parlarci di come pensava di ridurre le tasse. And he says, e comunque comincia a pensare. He says, no, e he dice, says, no, interest rates won't drop to zero. I tassi di interesse non crollerebbero a zero. They'll only drop to a half a percent.
crollerebbero solo a 1,05. Because the Bank of Italy pays a half a percent interest. Perché la Banca d'Italia paga questo 0,5 di interesse sulle eccedenze di bilancio. And I said, this is, I thought to myself, e io ho pensato, lo sono detto fra me e me. Fantastic. Fantastico. This person understands monetary policy. Questa persona davvero capisce come funziona l'economia monetaria. A rare thing in central bankers. Cosa rara tra i funzionari delle banche centrali del tesoro. Most of our political appointees. La maggioranza sono dei politici che sono stati messi in quelle posizioni. They don't know how the bank works. E praticamente non hanno idea di come funzionino le banche. But he understood it. E invece lui lo sapeva. A few seconds later, qualche secondo dopo, he jumps up in celebration. Salta su e comincia a gioire. He goes, yes. E dice sì. And he says they're making this act pro-cyclical. Sì, ci stanno rendendo prociclici. And he goes into a rage against the prociclici vuol dire che ci stanno costringendo a spendere come nell'austerità, capito? Cioè a ridurre la spesa mentre l'economia si sta restringendo, come dire, togli l'acqua al campo quando c'è la siccità. Ci stanno costringendo a comportarci in questo modo. Il fondo monetario. E quindi comincia a dirne di tutti i colori contro il Fondo Monetario Internazionale per aver forzato questa austerità quando l'economia andava male, un po' come oggi. E all'improvviso, certo, quella riunione avrebbe dovuto durare 20 minuti. He immediately calls his friends e immediatamente chiama tutti gli amici, gli altri dell'altra stanza. We explain it to them. E glielo abbiamo spiegato anche a loro. They start making us cappuccino. E cominciano a farci dei cappuccini. We're drinking cappuccino. E beviamo cappuccini come pazzi, tutti sono felici. E quindi si trasforma in una festa. 2 hours later we have to go to the next meeting. Però 2 ore dopo avevamo un'altra riunione, quindi siamo dovuti andare via. Within a few days, nell'arco di pochi giorni, the announcement came out of Italy. Venne fuori questo annuncio proprio in Italia. No extraordinary measures will be taken. Non verranno adottate misure straordinarie. All payments will be met. Tutti i pagamenti verranno rispettati. And the crisis went away. E la crisi è scomparsa. That's because it was the lira, it was currency. Perché c'era la lira, quindi era una valuta propria. Not so easy today. E adesso non è altrettanto facile.